Siamo a Santa Cesarea Terme, il mare è dolcissimo, ci regala emozioni uniche. Siamo qui per la processione a mare con le barche in onore di Santa Cesarea Terme. Su questo spettacolare tramonto, guardate, c'è la banda e tutti i diportisti che aspettano di seguire in processione la santa. E adesso vi faccio vedere come inizia una processione a mare. Il mare è più dolce che mai, più placido che mai. Dopo 4 anni finalmente si può fare una bellissima processione, perché a Santa Cesarea la stagione inizia proprio a settembre. Eccoci con l'assessore al turismo, il vice sindaco, l'assessore alla cultura e il nostro sindaco e il baby sindaco. Ma che cosa rappresenta per un paese come Santa Cesarea questa festa di comunità? E questa festa è una festa molto importante per tutta la città di Santa Cesarea, per le frazioni Cerfignano e Vitigliano, in quanto tutti qui hanno uno spirito di comunità, uno spirito in cui si riuniscono e ci troviamo tutti insieme. E questa festa rappresenta anche, diciamo, la fine della stagione estiva, quindi è un luogo per ritrovarsi, per salutarsi tra amici e per rinforzare sempre questo spirito di comunità che ci accomuna tutti quanti e che ci fa sentire più uniti sempre per la nostra. Finisce la stagione estiva, ma poi inizia la stagione termale, che durerà fino a dicembre. Certo, la stagione termale è ancora in corso, inizia verso il mese di fine aprile, maggio e finirà verso prima di Natale, verso il 20 dicembre, chiuderanno le terme. Quindi i turisti continueranno qui a frequentare la nostra Santa Cesarea, ad usufruire delle terme e ad associare anche le belle giornate con le cure del mare. Benissimo, e a Santa Cesarea è proprio legata la bellezza di questo mare e la nascita delle terme. Il nostro baby sindaco conosce la leggenda di Santa Cesarea? Nasce? No. Bene, allora ancora la devi studiare perché poi ti interrogo. Grazie.